Ciao amici di Gorizia TV, eccoci qua, siamo in Piazza Vittoria, Cingione, Luminarie, a Gorizia, 29/11/2018, ecco qua tantissima gente per la Cingione dell'Albero col sindaco Rodolfo Ziberna e con tantissima gente, adesso vedremo un po', poi intervisteremo anche il grande Rodolfo, il grande Rodolfo, potentissimo uomo di Gorizia. Bene, e tra poco andremo a intervistare anche la più bella professoressa del mondo, ecco qua Rosy Tucci. Senta, grande consigliera del comune, delle accensioni delle luci. Certo, è un appuntamento fisso, tradizionale. Senta, però lei vedo che cambia sempre look, sempre, tante volte dico ma è lei o un'altra, invece è sempre lei questa professoressa speciale. Sono sempre io, sì. Ma sono sempre la stessa. Il gioiello che ha appena fatto il compleanno poco tempo fa. Poco tempo fa, sì. Senta, vuole fare un bel saluto a chi vuole? Ma io saluto tutta la città di Gorizia e auguro di trascorrere serenamente questo periodo prenatalizio. Va benissimo, grazie signora Rosy, ci vediamo. Professoressa Rosy, ci vediamo alle prossime. Ciao. Signora, una delle più belle donne del mondo abbiamo qua. Lei ha un look special. Senta, cosa vuol dire qualcosa, signora? No, un grande saluto a tutti i goriziani. Grazie. Che ho sempre nel cuore Gorizia. Insomma, anch'io ce l'ho nel cuore lei. Bilancia. La saluto. Grazie. E saluto anche la grandissima. Oh, un attimo, qua abbiamo il fratello di Salvini, il fratello di Salvini. Guardatelo un po' se non gli assomiglia. Ho capito, sei incareggiata allora adesso. Sì, assolutamente. Per il futuro allora. Va bene così. Cosa vuoi dire alla gente che ti vede qua? Beh, la gente che voglio, innanzitutto oggi si accende l'albero, auguri buone feste in anticipo a tutti i goriziani, a tutti i tuoi affezionati telespettatori, sperando che il Natale sia sereno e il 2019 porti gioia, prosperità e anche un po' di soldi, ragazzi. Esatto, bravo, bravo, ecco. Lei signora cosa dice? Ha detto delle parole giuste? Lo seguo dall'inizio alla fine. Collimo con lui completamente. Completamente. Anche politicamente col nuovo taglio. Esatto. Senta, io le devo fare i complimenti perché lei c'ha un gioiello. Lo so. Guardi, l'ho pagato caro. Ha pagato caro? Va bene. Senta, la saluto, ci vediamo. Grazie. Salutiamo il grande marito dell'Amoroso e adesso andiamo con la pubblicità con quelli che ci danno una mano, no? Andiamo immediatamente. Eccolo, andiamo col grande Fox. La pubblicità, perché ci doveva essere la gioielleria orificeria Fuchs Riccardo. Naturalmente questa orificeria è dal 1895 che sono qua, è la quinta generazione, cari amici, perché è nato anche il piccolino. Bene, allora questa orificeria, vi ricordo subito immediatamente, visto che siamo alle... Ecco il grandissimo Riccardo, saluta anche la famiglia. Vi ricordo che adesso sta arrivando il Natale, le feste, e qua ci sono delle cose magnifiche, orologi, GTZ, ma di tutte le marche, cose veramente favolose, e poi gioielli di Mirko Visconti, se volete fare dei regali veramente favolosi, dei prezzi anche molto speciali, venite alla orificeria Fuchs, grande, che dal 1895, che sono in via Rastello numero 26 a Gorizia. Guardate i gioielli di Mirko Visconti, una cosa veramente favolosa, venite qua in via Rastello 26, Fuchs Riccardo, per i vostri regali. Bene, saluto il grandissimo Riccardo che veramente ci dà una mano in un modo pazzesco. Poi devo salutare Gentile, ma l'avete visto? Assomiglia al fratello di Salvini, una cosa impressionante. Comunque saluto anche Roberto Sartori, che non l'ho visto, lui è l'Obama di Gorizia, eh. Bene, andiamo e sentiamo la banda.
applauso per concerto. Vivo Como! È diciamo grandissima, tantissima gente, e qua a cavallo c'è la figlia di Ondina, la grandissima infermiera della nefrologia, eccola qua, ecco qua, una di queste due, adesso io non riesco a vederle bene, comunque qua c'è la figlia della signora Ondina. Saluto anche la grandissima infermiera Lucia, Michela e la grande Roberta e tutte le infermiere che io di solito incontro, eccole qua. Adesso io non so chi di queste quattro è la figlia della infermiera, la signora Ondina, salutiamo anche il papà. Ecco qua la fanfara della brigata Pozzuolo e adesso guardate i cavalli, però non si riesce a rintracciare bene chi è la figlia dell'infermiera Ondina, Va bene, comunque una di queste quattro è la figlia. Bene, allora andiamo avanti, qua siamo in Piazza Vittoria, come che vedete c'è la chiesa e adesso ascoltiamo ancora un attimo della fanfara.
Bene, adesso andiamo col discorso del sindaco. Saluto il grande fotografo della Pozzuola. Brigata di cavalleria Pozzuola del Friuli, generale Parmigiani, che ci ha omaggiato con i suoi cavalieri, con la sua brigata, con la sua fanfara, ma anche con i cavalieri a cavallo che stanno esattamente dietro e hanno consentito di rendere magico, speciale per tutti noi questo momento. Un ringraziamento per la loro presenza alle tante istituzioni presenti, ai tanti. Saluto uno per tutti, come mia prassi, mia abitudine e consuetudine, Sua Eccellenza il Prefetto. Ho incrociato lo sguardo di tanti sindaci, tanti amministratori, rappresentanti di tante amministrazioni e di tante istituzioni. Voglio essere davvero breve, anche perché dopo di me ci sono alcuni amici che porteranno il loro saluto. Questi momenti sono momenti che ci consentono di fare anche comunità. Fare comunità fare comunità si può farlo anche in momenti tristi, momenti tragici. Sto pensando ad esempio alle calamità che hanno toccato una parte importante del paese, ma anche una parte importante della nostra regione. Essere comunità significa pensare anche a chi in questo momento non può essere con noi, perché è in ospedale, perché è anziano, perché è solo. Tante volte approfittiamo di queste circostanze, non lo dico come sindaco, lo dico come cittadino, approfittiamo di queste circostanze magari per una telefonata a qualcuno che non sentiamo da mesi, da anni. Tante volte basta davvero una persona con cui non parliamo da anni perché non ci ricordiamo più la ragione magari di una controversia, di una lite. Tante volte una pacca sulle spalle, un invito a prendere un caffè, una cioccolata o un calice, uno spritz Aperol, io credo che davvero sia per tanti un regalo immenso. Ma fare comunità è anche momenti di gioia come questi, momenti che ci consentono di trovarci insieme per festeggiare qualcosa. Un grazie anche, non so se è qui presente la dirigente dell'ATER, che dobbiamo ringraziare, ingegner Gargiulo, non l'ho vista, comunque ringraziamo. Voi mi chiederete perché? Perché l'albero alle mie spalle, bello, è stupendo, non ancora illuminato, e ci è stato donato dall'ATER. Noi come prassi, come abitudine, non tagliamo assolutamente alberi che non devono essere tagliati, ma soltanto alberi che necessariamente il privato, in questo caso l'ATER, avrebbe dovuto comunque tagliare. Grazie perciò a tutti voi per la vostra presenza. Oggi comincia ufficialmente il dicembre goriziano, che si articolerà fino con tantissime iniziative fino a traguardare il 31 di dicembre. Naturalmente a Capodanno avremo una grandissima festa come nostra tradizione. La prossima settimana, se va tutto bene, inaugureremo anche la pista del ghiaccio qui di fronte, e la più grande pista del ghiaccio, non mi vedrete mai patinare perché non lo so fare, è la più grande pista del ghiaccio allestita nel Friuli e Venezia Giulia. Con questi sentimenti, con questo augurio, un augurio è che augurare già il buon Natale a novembre mi fa impressione. Però a me piace approfittare di questa occasione, perché adesso comincio il dicembre goriziano, che per noi viene associato al clima natalizio. Perciò io, con questi sentimenti, pur con largo margine di anticipo, perciò con il suono benaugurante dei campane, auguro a tutti voi, naturalmente le vostre famiglie, un buon Natale e un felice anno nuovo, che ripeteremo, conto di vedervi qui in piazza il 31 di dicembre. E con questi sentimenti e ringraziamenti io invito subito dopo di me a parlare la rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, che ha concorso insieme alla Camera di Commercio della Venezia Giulia, invito naturalmente il Vicepresidente a parlarne dopo, ha concorso anche a realizzare i tanti eventi che ci accompagneranno per tutto il prossimo mese. Grazie. Buonasera a tutti, vi porto i saluti della Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, la dottoressa De Martin. E noi come Fondazione siamo molto contenti che anche quest'anno si accenda questo bell'albero, perché qualche lumicino arriva fino alla nostra sede, che è qui vicino, e forse ci illuminerà in maniera positiva. Allora sarò brevissimo. La Brigata Pozzuola è composta di 5 reggimenti sparsi nella Venezia Giulia, in Friuli, in Veneto e in Piemonte, però a Gorizia c'è il comando della Brigata, quindi è veramente una Brigata che ama molto questa città. Siamo integrati con i nostri uomini e le nostre donne in questa bellissima cittadina del nord Italia, quindi per me è un grande piacere non solo essere qui presente, ma portarvi proprio gli auguri più calorosi dei miei uomini e delle mie donne per un prossimo felice Natale. Buon Natale a tutti. E adesso
ditemi voi se questo è il momento dove il magico, ecco, dico, ma non da solo, no, ma anche perché no, dico non da solo, perché se non dovesse funzionare la colpa è solo mia, condividiamo la colpa. Anche noi, grazie. Bene, ci va con l'accensione, diciamo anche chi l'ha visto, perché veramente da un bel po' che non se lo vede, non se lo sente. Io però devo dire che preferivo, come onorevole avrei preferito sindaco Rodolfo Giberna, perché è un personaggio che parla, che discute, si fa sentire, scrive ai giornali cosa fa, cosa non fa, anche la Fasiolo, però questo chi l'ha visto? Vabbè, comunque diciamo che devo dire anche il presidente della Camera di Commercio non l'ho mai visto ancora, Camera di Commercio, noi vediamo solo il vice che ne cosa vuole, però noi il presidente della Camera di Commercio delle due città, Gorizia e Trieste, che oggi manco se lo vede mai, manco un'inaugurazione, saluto a grande Patrizia, grande potenza, andiamo a sentire il giovanotto. Chi vuoi salutare? Chi vuoi salutare? Tutti, in particolare? Bravo. In particolare? Non lo so. Qualche ragazzina, tua amica? Una mia amica che si chiama... Due mie amiche che si chiamano Esther e Matilde. Va benissimo. E anche un mio amico che si chiama Fabio, Lorenzo e... Enrico, Simone, Carlo e tanti altri. Ok, e la mamma? Pure. Come si chiama la mamma? Alida. Alice, tu ti chiami? Lorenzo. Ok, ciao. Ciao. Dopo la finita. Due cose veramente mai viste. Andiamo immediatamente con la pubblicità. Ecco qua, Fonderia Oro, compro oro, vi aspettiamo in via Oberda. Angolo Piazza Vittoria, se avete oro a casa potete benissimo portarlo lì e potete prendere dei bellissimi soldini. Fonderia Oro, via Oberda. Allora ringrazio sempre chi ci dà una mano, naturalmente, noi grandi sponsor, se volete fare gli sponsor non c'è problema, telefonate a Gorizia TV e noi tranquillamente, se volete darci un contributo anche noi siamo a disposizione. Andiamo così. Ha parlato di tante cose, io ho visto che ha parlato di una, oggi c'è l'inaugurazione di questa accensione delle luci che porta molto bene, tanta gioia, però ho notato che lei ha parlato anche dell'ospedale. Sì, è una cosa molto importante, per un motivo molto semplice, perché sì. Tutti cercano naturalmente nel momento che c'è una festa, capisco, è umano, come uno cerca di stordirsi per cercare il proprio momento interiore di occupazione tempo libero, di gioia, ed è legittimo, ci mancherebbe altro, però queste occasioni sono occasioni per fare comunità. Fare comunità, tante volte fare comunità la fai tante volte quando c'è un momento di una disgrazia, una tragedia, ecco perché ho citato ad esempio altre circostanze che hanno coinvolto a causa di condizioni climatiche una parte del paese, come peraltro una parte della nostra regione. Però approfittare anche di questi momenti, essere comunità magari pensando a chi è in questo momento in ospedale, chi soffre, chi è solo anche, esatto. Ma tante volte anche basta pochi attimi, una telefonata anche di pochi minuti, non deve dedicare tutta la settimana a andare a trovare davvero alcune, tante volte magari uno ha litigato con una persona da anni che non ci si parla, poi se ci pensi, ma dici, ma per cosa ho litigato? E non te lo ricordi nemmeno. Perché non abbiamo approfittato di questi momenti per una telefonata per dire come stai? Una cosa, esatto, così, ma da pochi minuti. Sono quelle cose che colpiscono le persone, che riescono a entrare nell'animo delle persone, che riescono a emozionare le persone. Perciò perché cercare l'emozione con i regali, con cose per... Cerchiamo di emozionarle anche con questi piccoli gesti che sono quelli davvero che rimangono, un regalo, una cosa, un oggetto che poi serve, non serve, piace, non piace, invece un'emozione provocata. Una parola basta. Assolutamente. No. Esatto. Condivido. Esatto, senta, quello volevamo dire nel finale a tutti quelli che ci vedono, visto che ci vedono in tutta la regione e anche a Pordenone, caro giovanotto. Beh, allora cambio la veste, cambia. Metto il cappello anche con il sindaco che cerca di attrarre quelle persone e vi dico che effettivamente la ragione per cui Gorizia è aumentato del 19% il turismo è perché evidentemente tante persone in più rispetto agli anni precedenti hanno ritenuto che vi sono grandi motivi, grandi opportunità, grandi occasioni per visitare la nostra città, e se non ci credete venite e vedrete che ho ragione. Esatto, senta signor, io lo saluto ogni settimana nella sigla e questo nome potente Rodolfo è una potenza, ragazzi, quantomeno è proporzionato alla mia stazza, alla potenza. Senta, facciamo un saluto a Gorizia TV, va? Tanti salutoni naturalmente a lei, a Gorizia TV e tantissimi suoi telespettatori. Grazie mille, buon lavoro. Grazie. Salve.
salutiamo il grande sindaco, futuro onorevole, che quello ci dà molto di più. Bene, allora salutiamo le forze dell'ordine, ecco qua l'esercito, qua c'è la futura pista di ghiaccio più grande del Friuli Venezia Giulia, guardatelo un po', ecco, è le nostre dolcezze, e andiamo con le dolcezze, cari amici. Tanto domandiamo una bella cosa. Il segno zodiacale suo? Lei? Ariete. Ariete, come il nostro ex sindaco. Lei? Ah, sì. Gemelli. Gemelli, chi sposa un gemelli è felice e contento per tutta la vita, perché la donna gemelli tiene l'uomo in una maniera tremenda. Lei invece? Toro. Toro va, c'hanno un po' di, come si, di grandi fantasie, grandi energie. La carita è giusta. E ci, mette, e ci mettono sulla tenti. Niente, però. Saluto allora, i mariti e andiamo con la grande Undina qua. E con quella in mezzo a quasi 100 anni. Ciao. E salutiamo la tua amazzone. La mia amazzone. Che si chiama? Noemi. Noemi, va bene, vi saluto. Ci vediamo le prossime. Ciao. Dica regista, parto regista. Allora, vi saluti. Allora, abbiamo con noi Daniela del segno dei pesci. Sì, bravo. E Elena del segno della Vergine. Bravissimo. Veniva anche a memoria, eh? De memoria. Non vedo un cacchio, però. No, no, ma importante è quello. Sì, non esatto. Vedere. Volete fare un bel saluto, visto che c'è stata l'accensione delle luci? Sì. E vogliamo concludere? Sì. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Grazie mille. Ciao. Salutiamo anche il papà. Senti, quando sarà uno dove penso. Okay. Anche il giovane. Tranquillo. Anche il giovane. Fai un bel saluto chi vuoi. Visto che tu sei il regista. Saluto la vita. Alla vita. Va bene, grazie mille. Ciao. Bene, salutiamo il regista che ha detto saluto la vita, dà ragione, saluto la vita. Bene, allora chiudiamo qua con questa bella accensione delle luminarie in Piazza Vittoria di questo bellissimo albero che quest'anno ha più luci del solito. Speriamo che sia un Natale favoloso. Se volete darci una mano, mandare un contributo, non ci sono problemi, cari amici. Su Facebook potete scrivere benissimo. Ciao a tutti.